Io fossi in voi, mi vergognerei. Io fossi in voi, mi vergognerei. Prendere 3 gol in 7 minuti di gioco, quando stai vincendo 3-1, prendere 3 gol, quando dico 3 gol. Stavo dicendo, prendere 3 gol in 7 minuti quando stai vincendo 3-1 è una cosa inaccettabile. Io non mi voglio soffermare sugli errori arbitrali. Ok, il primo rigore possiamo dire che c'era, però non troppo. Io dico, va in vantaggio l'11esimo con Abraham. Ti pareggiano 7 minuti dopo con Dybala. Poi fai il 2-1 con Mkhitaryan, 3-1 con Pellegrini. Poi ti fai segnare da Locatelli, Kulusevski e De Sciglio. De Sciglio. De Sciglio. Sì, De Sciglio. De Sciglio che comunque sta facendo un'ottima stagione fino adesso, ma farsi segnare da De Sciglio non credo sia una cosa proprio eccezionale. Però io non mi voglio soffermare né su chi ha segnato i gol, che Pellegrini ha sbagliato il rigore, non me ne può fregare di meno. Pellegrini doveva assumere le sue responsabilità. Se ha avuto il coraggio di comunque tirare il rigore, però se poi lo sbagli devi capire che devi avere la giusta freddezza quando vai in uno scontro diretto e tirare un calcio di rigore, poi contro la Juve, che puoi fare il 4-4 e poi giocartela gli ultimi minuti, perché possiamo dire che negli ultimi minuti ce la siamo giocata, insomma. Però io voglio precisare una cosa. Io nel video sfogo, perché era sfogo, eppure questo sarà sfogo, contro il Milan avevo detto tirate fuori le palle contro la Juve tra 3 giorni. Io non l'ho vista affatto questa cosa, anzi, l'ho vista solo i primi minuti che siamo stati feroci, attaccavamo sempre l'avversario e appena prendevamo palla tiravamo da tutte le parti. Ma dal secondo tempo, da quando è arrivato il 3-1 in poi, sembra che abbiamo giocato per difendere il risultato. Tu non puoi giocare per difendere il risultato quando sei 3-1 con la Juve, a più 2 gol di vantaggio dalla Juve, contro una squadra che, insomma, tutti davano per sfavorita, pareggio, oppure vince la Juve a culo, o vince la Roma. La Juve ha fatto un primo tempo così così, poi nel secondo tempo, dopo il 3-1 della Roma, ha incominciato a giocare e il risultato si è visto. Comunque, adesso, perché zoom? No, mi si è girata l'immagine. Comunque adesso dobbiamo giocare con il Cagliari. Io vi dico, vincete almeno con il Cagliari. Non cercate di pareggiare addirittura con il Cagliari o perdere. Questa partita contro la Juve per me è una figuraccia, peggio di quella contro il Bodo, perché quella contro il Bodo, ok, stai facendo giocare delle persone che in altro po' nemmeno sanno cos'è il pallone. E ok, prendere 6 gol, perché poi entrano i titolari e tutto. Ma prendere 3 gol in 7 minuti e farti ribaltare il risultato quando sei in vantaggio di 2 gol, sbagliando anche un rigore che tralasciamolo quello, ma non lo puoi fare, cioè io questa qua la considero una disfatta. Cioè, mi dispiace per chi è andato allo stadio, perché credo che questa squadra quest'anno nemmeno più di 1.000 tifosi si merita. Mi dispiace, ma è così, perché con un Olimpico così pieno, sembra di incitare la squadra. Tu non puoi giocare una partita così dopo il 3-1 di merda. Comunque, lo dico per il secondo video di FIA, quando il Cagliari dovete tirare fuori le palle. Avevo detto sempre contro il Milan. Da oggi in poi, quindi dalla Juve in poi, le dovete vincere tutte. E invece non è successo. Questa partita la potevamo vincere perché finché al 53esimo e all'inizio 60esimo abbiamo
giocando bene, insomma. Poi, dopo il 60esimo, 65esimo, siamo crollati! Ci hanno massacrato! Poi sul gol di De Sciglio c'è un errore di Smalling che nemmeno lui sa come fa. Ha fatto un assist praticamente a De Sciglio. Non ho niente da aggiungere, adesso è tutto piano perché sei sesto, settimo, non so, dipende da quello che fa la Fiorentina. E quindi da Cagliari in poi, lo dico per la seconda volta, non so quando l'ho detto questa stagione, e devi vincere tutte! O almeno fare qualche pareggio vittoria, pareggio vittoria, pareggio vittoria contro le big. Cioè, con il Cagliari devi vincere. Aspettate, prendo il calendario della Roma. Allora, ecco il calendario, dicevo, di vincere contro il Cagliari, vincere almeno contro il Lecce per andare almeno ai quarti di finale di Coppa Italia. Poi vincere con l'Empoli, anche se è difficile, vincere con il Genova, vincere con il Sassuolo, vincere con il Verona, vincere con lo Spezia, poi almeno pareggiare con l'Atalanta, a meno che non fai una partita tipo l'andata. Poi vincere con l'Udinese. Vincere per forza con la Lazio, perché io un pareggio no, non lo voglio. Vincere con la Sampdoria, vincere con la piccola Salernitana che sicuramente ci farà lo scherzetto a noi. Pareggiare o vincere con il Napoli, pareggiare con l'Inter che è infermabile, vincere con il Bologna, vincere con la Fiorentina, anche se sarebbe difficile, vincere con il Venezia. Già sappiamo come è finita. E poi l'ultima di campionato è vincere contro il Torino. Poi non ho contato i quarti, eventuali qualificazioni, ottavi, quarti di conference o di Coppa Italia. Comunque devi fare questo cammino se vuoi arrivare in Champions League, perché sei settimo a pari punti con la Fiorentina. Cioè, ti ha raggiunto anche la Lazio, il Sassuolo sta là insieme all'Empoli, Bologna e Verona, e poco poco anche il Torino. E ti stai facendo venire tutte quelle che ti stavano dietro fino a qualche giorno fa o a qualche settimana fa, ti stanno arrivando tutti incontro. Cioè, io non voglio vedere una Roma senza coppe europee. Allora, il primo anno per me andrebbe bene, quindi quest'anno almeno una qualificazione in Europa League, cercare di vincere la conference e qua a quarti o semifinali se ti va di culo contro l'Inter, perché cioè contro l'Inter di semifinale di Coppa Italia. E niente, va bene ragazzi, 8 minuti di video mi sembrano troppo eccessivi, però ho dovuto dire tutto quello che dovevo dire. Ma di Stefano Barbato è tutto, come al solito, sempre Forza Roma. E niente.